Buongiorno. Buongiorno. Siamo del gruppo Cineoperatori Avere 20 anni. 10 singole e una doppia. Dovrebbe essere. Oh. Ah, la doppia. Dunque, a me la signora che era qui prima mi ha già dato la 101. Io sono Pellegrini, ecco, esatto. Beh, siamo la doppia. No, che sarà una singola. No, la prendi la doppia tu. No, prendi la grossa. Tanto ne... No, ma i due ragazzi stanno in doppia. Vediamo. 101. No. Chi va in singola? Singola. Tutti perfetto. Gli altri, credo. Quante persone siete? 12? Le spiego io, la doppia è di Latino Pellegrini perché deve metterci un sacco di roba. No, perché stavo cercando di dire che l'altro ha preso... No, tutto risolto. Allora, davo la mia doppia. Allora, Ciacco, qui bisogna lavorare per la cooperazione, d'accordo? Infatti, non devi fare... Siete, leva in singola. Sì. Questo è importante. Leva in singola. Io, sì, no, preso, bene, io quando sono entrato abbiamo chiesto qual era la stanza dove potevamo fare... La base ci ha dato la 101. Perché il discorso era questo. Vabbè, vabbè, adesso dai, abbiamo... Lui ha detto che è accettabile, è risolto. Volevo aiutare la comunità. Sì. No, ma Ciacco, ovviamente... No, Dai, adesso, sono due piani. Ma è la 203 qui. Non ho cosa fare per questa notte. Mi hanno sbagliato, manda su. Gianni, infatti che secondo lo devo ancora fare. E come facciamo adesso? Lato, abbi pazienza, la mia stanza non è pronta. Posso mettermi qua? Beh, vabbè. Sono le casse per voi. Dobbiamo trovare qualcuno da cui cominciare, no? Eh sì. Bah, non è che avremo un ragno dal buco, sempre. Andiamo a mangiare? Sì, dai. No, Trieste, cioè in questo momento vedo binari morti, ecco, un po' così. No, ma se vuoi anche provocatoriamente siamo venuti qua. Sì, la città col più alto decremento demografico d'Europa. Negli anni 60 c'erano 268.000 abitanti, oggi ce ne sono 200.000, di cui 116.000 pensionati. Avere 20 anni a Trieste, come sarà? C'è un tale che... Aspetta un attimo. C'è un tale che ha scritto una mail perché sapeva che ce la sei autocandidato a essere un personaggio di avere 20 anni. Sì, manda la mail, va bene. Va bene, dai, guardo la mail, poi ti dico. Ma certo che ci andiamo. Ok. Ciao. Allora? Bello qua. Un ricercatore universitario. Ecco, siamo con un giovane pescatore di Trieste. Poi non parlano quelli di Trieste. No. Grazie, arrivederci. Ci saluti i suoi tonni. Pure non sembra una città piccola, è estesissima. Sai cosa potremmo fare qui? Un video un po' alla Simple Minds. Sì. Anche una fotografia, sai, in cui c'è la band, ognuno guarda da una parte. Allora, c'è un giovane ricercatore del Dipartimento di Astrofisica, che era quello diretto da Margherita Hack, che si è candidato. Ha mandato una mail in cui descrive la sua giornata, tipo, adesso ce la facciamo fare. Quanti anni ha? Aspetta, chiamo Chiara, vediamo se ce l'ha. Ah, è arrivata questa mail. Antonio Pipino si chiama. Sì, arriviamo. Stiamo ancora un po' qua perché ci piace molto, diciamo. Poi se si alza la borra ritorniamo. Va bene, a tra poco. Ciao. Non capiamo. Possiamo incontrarlo oggi pomeriggio già. Ma oggi è domenica, forse è lunedì qua, è tutto un...
un muoversi, un andare su e giù, uno sferragliar di treni, un controllare di... Niente, no, tutto morto, andiamoci. E adesso abbiamo scherzato, da adesso avere 20 anni entra nel vivo. Arriva il generale inverno, abbiamo iniziato a macinare vite di giovani, già siamo cambiati, più malinconici, forse più pessimisti. Antonio! Ciao, molto piacere, sono Massimo Coppola, come stai? Bene. No, mi stavo un attimo rilassando. Non è caldo? Sì. Mi fai vedere questa mail, Chiara? Ce l'hai? No, allora, mi piace molto questa la scheda della scaletta, eh? Leggi. Allora, dice, da Antonio Pipino. La mail dice, carissimi, vi invio una prima bozza di scaletta per lunedì prossimo, la fascia oraria tarda mattinata, primo pomeriggio, ancora in fase di elaborazione. Perciò mi riservo di modificarla e o aggiungere impegno. Significa che non so cosa ho mangiato a pranzo, tradotto. Comunque, la tua proposta dice 9:30. Se volete fare parte di riprese a casa, che poi forse non ci passiamo più. Caffè, uscita per andare in osservatorio. Perché in osservatorio? Cosa fai tu nella vita? Faccio dottorato in fisica, con indirizzo astrofisica, presso il Dipartimento Astronomia, che è ospitato all'Osservatorio Astronomico di Trieste. Ma è il Dipartimento, una volta presieduto dalla straordinaria Margherita Hack, che noi tutti amiamo e rispettiamo? Solo che, diciamo, per noi giovani leve è più importante il contatto diretto con la nostra attuale direttrice, che è poi la mia tutrice. Vabbè, questa potevi risparmiare. No, scusa, allora. Dal punto di vista scientifico... Adulazione. Otto a pipino. Noi giovani, poi hai detto, eh? Noi giovani. Perché... No, guarda, sono felice perché, guarda, sinceramente, noi oramai sono... un sacco di tempo che stiamo provando a mettere in piedi questo documentario. Finalmente stiamo riuscendo, no? Sui giovani. Siamo dei giovani. Avere 20 anni, stiamo per riuscire. Però nessuno aveva ancora detto noi giovani. L'aveva detto qualcuno fino adesso? No. No, quindi questo è un bel momento. Puoi dire 3 o 4 frasi che iniziano con noi giovani? Allora... Cioè, noi giovani ci piace andare la sera in discoteca a ballare. Così. In realtà questo Giovanni, stringi, no, in realtà, cosa, stringi in proprio bene. Allora, non mi ricordo più. Noi giovani, se ci dessero il doppio dello stipendio, potremmo spendere, uscire con altri giovani, divertirci e incentivare la ripresa economica, come dicono tutti. Per i giovani del futuro. Noi giovani precari. No, il discorso politico non lo faccio. No, il discorso politico non lo fai, perché noi giovani non abbiamo... noi giovani politica zero. No, non è vero. Sì, sì, noi giovani politica... Non è vero, c'è gente impegnata. Però per fare un discorso politico bisogna avere controparti e analizzare... Fai la Moratti. Okay, anzi, domani ti porti in osservatorio e ti travesti da Moratti. O in università, se arrivi vivo alla fine della serata... Non è il problema della ricerca in Italia non è stato solo un problema di governo di destra. No, certo, cioè destra e sinistra tutti uguali. Forse. Tutti l'hanno affossato e la cultura scientifica in Italia è zero. Poi alle 10:30 ci suggerisci come inizia la giornata lavorativa, aggiornamenti in rete, articoli appena pubblicati, email più lavoro. Questa fase dura fino alle 17. No, poi c'è un... Ce la puoi sintetizzare perché... No, in realtà quello che... La mia giornata tipo è arrivare là la mattina, guardare Repubblica Online, il Corriere, poi anche le riviste scientifiche, o meglio gli articoli che vengono mandati appena accettati dalle riviste. Nel frattempo mandi email, perché ho tanti amici più o meno in Italia e in giro per il mondo, e ci sentiamo praticamente in una web community di ricercatori. Abbiamo un mini forum nostro. Vi scambiate fotografie pornografiche, cose così. Barzellette sconce, grandi cazzate quotidiane. E poi hai la faccia di chiedere un aumento alla Moratti. Allora, non hai la strategia. No, e neanche... No, non hai una strategia. Io ti ho detto che non volevo esprimere... Ma poi non hai la faccia da ricercatore. Non una barba più lunga. Per questo ti ringrazio. Barba più lunga, ma domani me la faccio o no? Ma non è possibile, sembri una persona normale. Hai sbagliato, ti consiglio... Devi metterti. No, innanzitutto non lavarti i capelli. Vabbè. Poi dormi poco, assumi degli stimolanti in modo che ti si scavino un po' le gote che sono un po' troppo ricche. Chi ci crede che non sono sti... Occhiali con montatura bizzarra. Occhiali con montatura e lo scotch fondamentale, lo scotch di carta.
Poi una giacca nera, sì, tipo da bidello. Perché così non ti si crede, non puoi chiedere più soldi alla Moratti così, hai. Io ho detto comunque, sei vestito come una vetrina di un grande magazzino. Del coin. È l'autunno, arriva l'autunno e guarda, track, pronto, non va bene. Comunque devi pagare pegno al luogo comune sul fisico, no? Il fisico contempla, analizza. Si strugge. Guardo i numeri, cosa faccio dalle 10.30 alle 17? Chiudo gli occhi e guardo i numeri. Queste sono risposte. Proviamo a rifarla un attimo questa. Usa questo tipo di cose. Allora, rifacciamo. E quindi, ok, 3, 2, 1. Quindi, insomma, tu arrivi alla tua postazione di lavoro e come si svolge poi? Alle 8:30 del mattino, mi aggiorno con gli articoli appena usciti. Dopodiché controllo i run dei modelli che sono andati di notte, valuto se tutto è corretto o meno, scrivo un articolo e nel frattempo lancio nuovi modelli e mando nuove idee in giro per il mondo tramite internet. E sento la responsabilità del progresso gravare sulle mie spalle. E sono curvo non solo per leggere, ma anche perché il progresso del mondo, la ricerca, sulle spalle, su tutta la spina dorsale, mi pesa, mi affligge. Ministro Moratti, questo ragazzo quanto guadagna al mese? 820 euro per sentire la responsabilità del progresso sulle spalle. È poco? No, cosa ne dite? Ditemi se... È un po' poco. Scritturatevi, non lo so. Ok, stop, buonissimo. Guarda, questo è venuto benissimo. No, alle 17 fa la riunione di gruppo con la professoressa Mattiucci e tutti gli studenti laureandi. Questo è buono. Però devi calcare sul servizio che rendi allo Stato. E di anche, magari se puoi fare un accenno anche al fatto che comunque emotivamente sono ragazzi difficili. Cioè, devi dire una cosa come, in fondo queste persone cercano in me anche un confidente. Cosa vuoi? Un prete? E questa è buonissima, capito? 4, 3, 2, 1. Beh, poi... Senti, Antonio. 3, 2, 1. Capisco, quindi insomma la tua giornata è già gravosa e importante, però poi so che verso le 5 devi anche comunque rendere altri tipi di servigi allo Stato, i laureandi eccetera. Parlami un po' di questo problema dei laureandi. Sì, vabbè, allora il tutore principale è sempre la professoressa Matteucci, quindi a lei competono le scelte Ascolta, così però, non va bene, perché la professoressa ha già i suoi 8.000 euro all'anno. No, guadagna poco anche lei. Lo so, ma non ce ne frega un cazzo. No, infatti non hai giovane. 3, 2, 1. E poi nel pomeriggio, ma anche nei vari momenti della giornata, perché ogni volta che vogliono venire da noi hanno libero accesso, siamo come dei confidenti. Un telefono azzurro per laureandi o dottorandi del primo anno che hanno necessità di consulenza scientifica, ma anche di sfogo, perché insomma entrano in un mondo che è difficile, possono avere i loro problemi a casa, possono avere le loro turbe comportamentali. Certo, sei un po' un prete per loro. Sì. Ministro Moratti, come possiamo noi negare, quanto prendi al mese? 820 euro. Ha un consulente anche per problemi, è un prete, ministro Moratti, non pensiamo soltanto alle ricerche. Guarda che se dici alla mera... ci fa dare l'8 per mille, Diamo l'8 per mille, questa è una buona... Ok, rifacciamola, un appello per avere l'8 per mille, allora sei pronto? Non so se ci sia. Più sintetico. Spot. Noi siamo, i dottorati di ricerca sono i nuovi preti. Dateci l'8 per mille. 5, 4, 3, 2, 1. Adesso, facciamo così. Adesso qua in realtà alle 19 tu avevi partita di calcio a 7, preparazione al torneo che si svolge tra varie squadre del Dipartimento di Fisica, tutto. Memorial John Holmes. Si potrebbe fare anche, qua suggerisci una gag che potrebbe anche televisivamente funzionare, fare un salto a fisica per mostrare il M caratteristico trofeo fatto di bottiglie di birra, sarà un simbolo fallico. Così. Una minchia. Sì. Una minchia. Allora, questo via, lo tagliamo. Allora, alle 19, tu devi dire così, io ho finito il lavoro, prima di rincasare, vado su internet e inizio a vedere se c'è qualche industria privata che può in qualche modo fare una, e usa queste parole, partnership, sponsorship, queste sono le parole che vanno oggi. Know-how. A cui io posso offrire un know-how, usa molte parole inglesi, per lo sponsorship, una partnership, perché le mie idee possono produrre ricchezza, nuove fabbrichette, villette, e sub. Pop din din din, e sub. Che è tornato. Esatto. No, sub no. Sì, soprattutto sub. 3, 2, 1. Allora, la giornata è già stata molto lunga per il ricercatore Antonio Pipino. Eppure io so
che quando finisce l'orario lavorativo, tu, lungi dal concederti uno svago, magari una birra con gli amici, una parola calcio, fai conto, di un torneo. Che schifo. Infatti, scusa se ho detto la parola calcio, perdonami. Tu invece cosa fai quando hai finito di lavorare? Beh, mi occupo della ricerca in rete essenzialmente, mandando curriculum, cercando nei siti delle grandi industrie. Qualcuno che voglia sponsorizzare la nostra ricerca, essere nostro partner, gente alla quale io possa offrire il mio know-how, affinché si possa creare nuova ricchezza, un sub per tutti, credo. Un sub per tutti? O un milione di sub per tutti, qualcosa del genere. Ministro Moratti, quanto prendi al mese? Stavolta te la... No, non lo so esatto, però è tipo, sì, 820... Ma non è possibile, 820 euro! Pipino, sei straordinario. Stop, fermiamoci un attimo. Dunque, alle 21 cena birra con la squadra. No. In realtà sono gli stessi colleghi di lavoro amici. Alle 21 cos'è che puoi fare? No. Volontariato. No, visto che siamo su MTV per il programma sui giovani, se sì. Fa una cannetta e vede le stelle. No, no, perché poi secondo me la Moratti non la prende bene. Possiamo fare una cosa come questa. Ti dico, allora poi dopo tutto questo cosa fai? Tu puoi dire che non mangi, salti la cena. Perché? Perché tu hai capito che la scienza non deve essere in opposizione alla fede, che ci sono stati tanti errori nel passato e che tra Galileo e il Vaticano non è che sia proprio così chiara la faccenda, non è che ha proprio ragione Galileo. E se arriva la Chiesa e dice che le tue ricerche fanno schifo, ha ragione la Chiesa. Ok, questo come prima cosa. Non lo dirò mai. No? Ma è per la Moratti, per avere più soldi. La Moratti se vuole gli dai i soldi, se no. Proviamolo così allora, finito tutto il lavoro, mentre i giovani sciamano, tu rosicchi la tua galletta di formaggio e vai a dormire e riesci a prendere sonno perché non hai problemi digestivi. 3, 2, 1. Guarda Antonio, non ti nascondo la mia profonda ammirazione, tu fai una vita veramente degna del massimo rispetto. Finito tutto questo, insomma, dopo che hai provato a renderti utile alla comunità in molteplici modi, quando scende la sera, che cosa fai? Beh, torno a casa. Il mio autobus di solito è vuoto perché quelli che vanno nella direzione opposta sono pieni di ragazzi che sciamano verso il centro, verso i locali di divertimento, bere, ballare, conoscere ragazze. Io torno a casa, apro la mia confezione di gallette quando ci sono, perché a volte arrivo tanto tardi che i negozi hanno chiuso, non ho fatto la spesa per la cena. Poi non ti fanno credito proprio tutti ormai. No. Cena, una cena leggera che concilia il sonno e vado a dormire pronto per una nuova giornata. Anche perché comunque magari a volte ti rimane un po' di fame perché non sei riuscito a sfamarti. Ma la fame è la fame alla ricerca del sapere, cioè non è la fame allo stomaco. Perché quanto guadagni al mese? Poco più di 800 euro. Ministro Moratti, queste lacrime che le vede nei miei occhi, non è un ambiente fumoso, sono lacrime vere. Non si può dare 820 euro al mese a un ragazzo che ha studiato... Dottorato di ricerca, diciamo che stai studiando da 20 anni più o meno? Vabbè, contando. Prima elementare, sì. Ha studiato 20 anni. Per scoprire i misteri delle stelle noi gli vogliamo dare 800 euro. La sera si rosicchia questa galletta. Io lo vedo questo ragazzo, ministro, rosicchiarsi la sua galletta affacciato alla finestra, mentre i giovani cosa fanno? Sciamano. Il giovane sciama verso il divertimento e lui lì con la sua galletta... Certo, ha nel cuore il segreto delle stelle, eh? Ce l'ha. Però è magra consolazione, ministro Moratti. Delle stelle. Comunque, certo, siamo tutti figli delle stelle. È una magra consolazione, ministro Moratti. Quindi, per cortesia, alziamo questi dannati stipendi. O almeno mandiamogli delle marmellate che si spalmano sulle gallette. Almeno quello, una marmellata di fichi può essere un aiuto. Antonio, io non solo io, credo che sia un sentimento condiviso da tutta la troupe di avere 20 anni, è vero? Noi ti siamo grati per il lavoro che fai e per le condizioni qui sei costretto a fare questo lavoro, perché sempre e comunque la conoscenza possa essere agevolata o scaricata dalle tasse. È affinché le tenebre continuino sempre e comunque a prevalere sulla ragione. Grazie, ministro Moratti. Antonio Pipino. Ok, possiamo smettere di girare. Mi trovo a Trieste in questo momento, sto girando... Assaggia tutto. Ah, ha chiamato l'ufficio stampa di NTV. Sì, no, mi dica. No, diamoci del tu, certo, dimmi. No, guarda. No, semplicemente ho smesso di occuparmi di videoclip, da un paio d'anni almeno, sì. No, non li guardo più, non riesco.
No, ma guarda, poi anche non farlo un pezzo su un videoclip in realtà, perché proprio sono due cose che non hanno niente. No, però guarda, veramente è proprio un'altra cosa. No, no, stiamo facendo un documentario, non ci interessa sapere che hanno girato dei videoclip qui a Trieste. Cioè, ci interessa, voglio dire, però non è un videoclip. Scusa un attimo, no, perché sono con i miei collaboratori. C'è un videoclip di Pelù girato a Trieste, un altro di Tiziano Ferro. Come si chiamano? Della Sonica. Della Sonica. E l'altro è Serenere. Serenere, sì. Rozzol Melara? Ah, il complesso. Ah, li hanno girati lì? Sì, ma guarda, proprio non c'entra. Io li ho... No, ma io lo so come fanno questi registi videoclip. Arrivano in un posto, le case popolari, eccetera, arrivano, dicono, non so, pettinate quello scugnizzo, mettete le tende bianche qui, mettiamo delle luci lì. No, guarda, guarda, facciamo così. Io sicuramente non girerò questa cosa, però magari andiamo lì a dare un'occhiata, ma non, è inutile che insomma, non ti serve per il pezzo, sicuramente. No, poi ti ripeto, videoclip in realtà, proprio poi sono adesso per un postmoderno tragico. No, che vuol dire? Vuol dire... Va bene. No, no, grazie, grazie. C'è Rozzol Melara, sì. Va bene. Ciao. Ciao, ciao, ciao.